Ragazzi, allora eccoci con un nuovo video. Io sono in pigiama perché niente, sono a casa in super relax. Oggi è martedì, sono talmente rilassata e sono sola perché mio marito è andato a fare allenamento, quindi perché non fare un video giusto per fare due chiacchiere insieme. Allora, ho pensato, anzi è già un po' di tempo che penso a questo video e quindi ho deciso di mettermi qui e girarlo. Di cosa si tratta? Si tratta di parlarvi un po' della moda per quanto riguarda l'arredamento, la moda del 2018. Via il video! Di moda, molto spesso si parla di must have per quanto riguarda i vestiti, per quanto riguarda la moda, ma anche per quanto riguarda la moda nell'arredamento. Allora, tutti gli anni diciamo che lo stile cambia, la moda si modifica, magari c'è quel genere di moda lì che va avanti per un certo periodo di tempo e anche a volte per anni, ma si modifica di volta in volta e quindi si modificano dei piccoli aspetti mantenendo comunque sempre più o meno la stessa linea. Quest'anno c'è un ritorno, veramente un ritorno al passato, un ritorno al vintage, un ritorno allo stile retro, allo stile antico, e quindi si dà spazio davvero alla fantasia, ma soprattutto si inizia di nuovo ad andare magari nelle soffitte delle nonne, nelle soffitte di persone magari anziane, e andare alla ricerca di tutto ciò che è vecchio, di tutto ciò che è antico, e rimodernarlo magari a proprio piacere oppure anche lasciarlo completamente così. Quindi diciamo che un must have 2018 è proprio andare al ritorno del passato, si fa un passo nel passato, diciamo così. Potete anche trovare questo genere di mobili nei mercatini, ci sono tantissimi ormai mercatini dell'usato oppure dei piccoli negozietti, almeno da noi ci sono, che vendono solo cose vecchie, solo cose che vengono magari portate quando si svuotano delle soffitte, vengono portate tutte queste cose in questi piccoli negozietti che poi rivendono al pubblico e si acquistano magari a un prezzo un pochino più basso. Ovviamente i prezzi cambiano in base a ciò che voi andate a acquistare. Sicuramente un armadio antico molto vecchio avrà un costo più alto rispetto a un armadio antichizzato, quindi che non è di legno puro, non è di legno pregiato, ma viene realizzato proprio come un mobile di un certo livello. E quindi si possono trovare mobili davvero di tutti i prezzi e di tutti i gusti. Un elemento che si conferma nel 2018 e che prende veramente spazio è il marmo. C'è questo ritorno del marmo, anzi questo mantenere questa moda del marmo, ormai è già da un annetto e passa che lo vediamo sotto forma di un tavolo, lo vediamo sotto forma di un semplice top. Infatti io da pochissimo ho ristrutturato, diciamo così, neanche non voglio dire ristrutturato, ho modernizzato un mobile che avevo e all'interno l'ho rivestito proprio con questa pellicola marmorizzata, perché lo trovo veramente uno stile, chiamiamolo così, che ha quel tocco elegante. Secondo me il marmo ha quel tocco elegante, cioè io non prenderei mai un tavolo marmorizzato, un top di una cucina, non perché non mi piace, anzi mi piace tantissimo, ma perché è comunque una fantasia, diciamo così, abbastanza impegnativa e quindi magari può nel tempo stufare un pochino, anche se
preso e messo a piccole dosi, secondo me, di un'eleganza stratosferica. Quindi sì, assolutamente al marmorizzato. Queste carte marmorizzate, come quella che appunto ho utilizzato io per il mobile, potete dare spazio alla vostra fantasia, potete utilizzarle per rivestire magari un piano da lavoro che può essere magari una scrivania, potete utilizzarlo per rivestire un orologio, potete utilizzarlo per rivestire una semplice scatola che potete mettere a disposizione giusto per abbellire magari una mensola, potete veramente utilizzarla per qualsiasi cosa. Infatti diciamo che è un'ottima soluzione per appunto andare a rivestire magari quel tavolo che volete modificare, volete dare un po' quel tocco un pochino più importante, e dal momento che vi andate a stufare e che volete cambiare perché magari non vi piace più, la togliete veramente in maniera molto semplice e potete sostituirla con altro. Quindi devo dire che la carta adesiva, come quella che ho preso io, che è assolutamente plastificata, è un'ottima soluzione per togliervi un po' la soddisfazione del marmorizzato. Allora, un must have della stagione a venire sarà sicuramente il velluto. C'è un ritorno del velluto come stoffa, sia nel rivestimento delle poltrone, dei puff. Ad esempio, sono andata da Maison & Cadeau l'altro giorno e ho visto che c'è tantissimo velluto, soprattutto in questi puff rotondi che vengono messi magari in qualche angolino della casa. E ho notato anche da casa che quest'anno ci sono le palline dell'albero di Natale in velluto, quindi c'è un ritorno assolutamente del velluto, e devo dire che è una stoffa molto molto di classe, e per forza non con quei classici colori come ad esempio il bordeaux o il verdone. Ci sono comunque tantissimi tipi di colori, anche più bizzarri, ma assolutamente in velluto. Quindi qualsiasi stile voi abbiate in casa, osate con il colore, non abbiate paura, osate con il colore. Un altro must have è il verde. Colorare la vostra casa con del verde, con delle piante che possono essere vere, che possono essere finte. Io in questo periodo ho una fissa terribile, ragazzi, avrete visto dalle mie foto di Instagram, di queste piante che vanno verso il basso, queste piante che cadono all'ingiù con queste foglie molto grosse, piante assolutamente vere. Io ho sempre avuto piante finte in casa, avevo fatto anche un video tantissimi tantissimi anni fa quando ero giovane proprio sulle mie piantine finte in casa. Allora, mi piacciono, ne ho qualcuna di IKEA sparsa quella per la casa, ma devo dire che ne ho eliminate abbastanza perché mi sono data alla pianta vera, la trovo molto più reale, tra virgolette, non so come dire, cioè mi dà proprio l'idea della pianta. Poi, per carità, ci sono delle piante finte bellissime, come ad esempio questa qua che ho in camera da letto, che è una pianta di casa che sembra vera, ragazze, cioè proprio bellissima, quindi sono assolutamente pro la pianta finta, ma deve essere bella. Ci sono piante finte veramente toppissime, ma purtroppo in commercio ci sono anche piante finte veramente scadenti, che non so, quelle cose che secondo me è meglio a volte piuttosto non avere niente. Ad esempio da IKEA abbiamo una vasta scelta di piante finte, di fiori finti veramente bellissimi. Ci sono delle piante davvero davvero belle, ma anche IKEA fornisce piante che secondo me non sono il massimo. Infatti l'ultima volta che sono andata da IKEA ho un po' questionato con Alessandra, perché lei si ostinava a prendere questa pianta che a me assolutamente non piace assolutamente, però effettivamente vista con un bel vaso bianco che fa da contrasto comunque con il verde, devo dire che ha
reso un pochino più l'idea del bello, però io sono assolutamente pro pianta fera, se c'è la possibilità ovviamente di tenerla, se avete anche il pollice verde. Io non ho assolutamente il pollice verde, però queste piante che sto mettendo ultimamente, ripeto, potete andare a vedere su Instagram, sono piante che richiedono veramente poco. L'edera forse un pochino più impegnativa, ma questa pianta che va verso il basso con queste foglie molto grosse verdi, adesso comunque se riesco ve la metto qua così riuscite a vederla bene, richiede veramente pochissimo tempo. Io la bagno più o meno una volta alla settimana, però questo verde secondo me dà quel tocco in più alla casa. E poi ripeto, è un ritorno al verde per quanto riguarda l'arredamento, per quanto riguarda gli accessori all'interno delle case, quindi assolutamente piante, veramente. C'è un ritorno anche della carta da parati, quindi sì alla carta da parati. Tra l'altro adesso ci sono anche delle carte da parati veramente eccezionali, che non sono complicate da togliere dal momento che magari ci si stufa e si ha voglia di toglierle. Sicuramente la carta da parati è un pochino più impegnativa rispetto a una semplice parete decorata, perché dà più nell'occhio, c'è il rischio di magari di osare e poi a lungo andare può stufare. Io avevo valutato ad esempio qui in camera da letto la carta da parati, poi l'ho abbandonata perché io sono un po' infissa con gli abbinamenti. Allora, se io ho un muro a righe come avevo tantissimi anni fa, ero molto condizionata con la scelta del copriletto, con la scelta del lenzuolo, cioè sono proprio in fissa, deve essere sempre tutto molto coordinato, e quindi con la carta da parati, per quanto riguarda il mio gusto personale, avrei rischiato di stufarmi a breve, proprio per questo motivo qui. Però uno dei must have di quest'anno per quanto riguarda proprio l'arredamento è la carta da parati, quindi se siete persone che hanno il coraggio di usare, usate carta da parati anche nei bagni. Assolutamente sì, carta da parati nei bagni, ma state molto attenti alla scelta, perché ultimamente ci sono carte da parati adatte proprio alla zona bagno, quindi carte da parati impermeabili, traspiranti e adatte proprio a stare in un ambiente più umido e contatto d'acqua. Quindi se avete voglia di usare con una carta da parati in bagno, mi raccomando, state molto attenti alla scelta della carta. Assolutamente un must have è il ritorno, e anche questo forse c'è già da un pochino di tempo, alle forme geometriche, quindi giocare un po' con le forme geometriche. Non mi piace tanto a me, per quanto riguarda il mio gusto personale, mischiare le forme geometriche a troppe cose. Penso che la forma geometrica vada inserita a uno stile di arredamento nordico, però c'è assolutamente un ritorno alle forme geometriche, e devo dire che messe veramente in maniera con gusto, in maniera ottimale, fanno la loro figura assolutamente. Un altro must have di quest'anno è il ritorno dell'oro e dell'ottone. Allora, è un elemento molto particolare che davvero sta spopolando tantissimo. A me personalmente non fa impazzire, ma non perché lo ritenga un qualcosa di brutto da vedere, assolutamente no, anche perché ho amiche con case molto particolari e con delle oggettistiche dorate. Non mi piace qui a casa mia perché ho un certo stile e l'oro andrebbe a cozzare. Infatti vi avevo fatto vedere anche questa cornice che avevo preso da Ikea, che ritenevo inguardabile per quanto riguarda il mio gusto personale e per quanto riguarda proprio l'abbinamento a casa mia. Bisogna stare molto attenti a inserirlo all'interno delle case, nonostante vada molto di moda, perché è un qualcosa di molto particolare. Allora, ritengo tutto ciò che è oro molto di classe, molto di lusso, infatti viene spesso inserito in queste case davvero lussuose, queste case molto importanti, anche perché l'oro proprio ricorda la luce, ricorda il sole, quindi crea luminosità, ma va
utilizzato comunque a piccole dosi, perché sennò si rischia poi di andare un po' sul pacchiano, un po' sull'esagerazione, e l'esagerazione comunque non va mai bene. Bisogna stare anche molto attenti nell'abbinarlo, diciamo che sta bene con tantissime cose. Nonostante sia un colore molto particolare, l'abbinamento può essere facile con colori e con accessori di diverso tipo, ma bisogna stare molto attenti, evitare di magari inserirlo in un contesto con diverse cose in acciaio, cercare davvero di inserirlo in maniera molto delicata, ma soprattutto in maniera molto raffinata, però assolutamente sì all'oro e all'ottone. Un'altra cosa, un altro colore che sta veramente spopolando nell'ultimo periodo è il nero. Ci sono tantissime cose nere in diversi negozi, da casa, sto veramente notando tanto nero, e devo dire che il nero comunque è molto semplice da abbinare, sta bene veramente con tantissimi colori. C'è ancora quest'anno la moda del legno naturale, quindi davvero una vastissima scelta. In questo video qui vi ho elencato tutto quello che ho potuto curiosare, vedere, perché a me piace molto curiosare tutto ciò che riguarda l'arredamento, mi piace, non è assolutamente il mio lavoro, ma mi piace davvero documentarmi, mi piace curiosare, mi piace leggere, quindi ho notato che quest'anno i must have per quanto riguarda l'arredamento, per quanto riguarda la casa, sono questi qua. Non mi stancherò mai di dire che lo stile lo creiamo noi, ci sono le mode, ci sono gli stili che possono andare maggiormente in voga un anno piuttosto che un altro, ma mi sento di dire una cosa che ho già detto in diversi video, che la moda la creiamo noi stessi, la moda dobbiamo crearla noi all'interno della nostra casa, dobbiamo creare un nostro stile indipendentemente dalle mode, perché le mode passano a una velocità veramente che a volte non facciamo neanche tempo a posizionare qualcosa che già passa di moda, e quindi rischiamo che ci facciamo un po' prendere dall'euforia appunto della moda e poi passa e abbiamo voglia di cambiare. A me piace cambiare, a me piace modificare, a me piace veramente creare un po' il mio ambiente cercando di non seguire troppo le mode. Ho fatto un grosso errore in passato a seguire la moda, e da quell'esperienza lì ho capito che la moda è giusto crearcela noi per il nostro gusto personale, per il nostro modo di essere. Quindi seguire la moda va bene, seguire la moda ok, ma c'è il rischio che ogni 3 mesi dobbiamo cambiare casa, perché purtroppo è così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato utile, possa avervi soprattutto tenuto compagnia, perché questo è lo spirito di fare video, tenere compagnia a chi ha piacere di stare in compagnia con te, in questa cosa con me. Con questo video io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.